The first reaction, shock. Shock because in our mind everything is totally connected with the UK. Obviously, this decision is a decision. Brexit is Brexit. L'80% delle donne che tradisce il proprio marito nasconde l'amante nell'armadio. A te è mai capitato di trovare nell'armadio uno sconosciuto? Sconosciuti? No, mai. Amici sì. Oh, stammi bene, tante belle cose, ti penso sempre. Last Christmas, last Macai, when love you, when you, when love you, when ok, un buon Natale a tutte e un buon, come si dice, Lady Christmas a tutte. Non so, il bambino bergamasco che torna a casa e parla col papà, dice: papà, oggi mi è andata male, ho preso un brutto voto in geografia. Come mai hai preso questo brutto voto in geografia, figliolo? Perché non ho saputo dire dove era il Marocco. Boh, dai, ma casa, ma come si fa? Dai, tira fuori la cartina, ti faccio vedere. Allora il papà tira fuori la cartina, comincia a guardare la cartina e fa... Dunque, Marocco... Dunque, qui c'è Bergamo... Seriate, Capriate... cazzo, pure deve essere qui perché vengono a lavorare in bicicletta. Cosa fai nella vita? Ma guarda, io praticamente lavoro per un'azienda farmaceutica e testo dei medicinali sul mio corpo dall'età di 18 anni. Non me l'aspettavo. Sì. Caspita, che lavoro rischioso, sì, eh? Sì, rischioso, sì. Trovo in forma, però. Ah, grazie, sì. Quanti anni hai adesso? 19. Gente! Tanti auguri! È finito un anno di merda! Rimaniamo chiusi in casa. Guardi che è un ordine di lui. Da qui non si muove nessuno. I quartieri vanno militarizzati. Starati franchi, direttori delle case. Arrestati sopitatori, mormoratori, sabotatori. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Adesso ci mandiamo un mazzettino di fiori, un telegramma d'auguri, qualche bombò. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Il lanciafiamme, polvere da sparo, dinamite. Dobbiamo cogliere questa occasione per avere di sera meno droga, meno pasticche. Una pasticca di queste è miracolose. Ah, sì? Mentire che cozza, le faccio io con le mie mani, così, faccio così, va. Eh? E arrotolo la mano. Ma che schifo! Queste cose, beh, ci vuole veramente una fantasia per definirle mascherine. Levatemi sta cosa dalla bocca! Che se non la fanno con i peli, devi contare la bocca. Io faccio un appello perché non ci siano assembramenti per attività religiose. Sofia Loren. Ora pronomis. Anna Maria Pirangeli. Ora pronomis. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Bardot. Brigitte Bardot. Sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacione, abbia molti affetti stabili in giro per l'Italia. Marchese, io sono vedovo. Monaco vedovo. L'ordine dei vedovi. È un ordine nuovo? Sì, i vedovi scalzi. Questa settimana è sembrato capovolgersi il ruolo fra regioni del sud e quelle del nord. Lo sapete dove sta Milano? In Calabria, in Sardegna. I comportamenti più rigorosi venissero dal sud e qualche elemento di ammuina dal nord. Regione Lombardia anche su questo sta già lavorando. Per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette perché è a 0,50. Ragioniere, è la somma che fa il totale. In Italia siamo al crollo. La Campania chiuderà i suoi confini. Giovanotti, io vi mando al confine a ponzare, capito? Conclusione semplice, che è riassunta nella parola d'ordine che utilizzava Totò in un film quando, affacciandosi alla finestra di un'ex casa chiusa, diceva: arrangiatevi!